lifetime in review. Si farà male. Ed eccoci qua, ragazzi. Bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Spider-Man. Siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta, o meglio, Spider-Man è un fallimento totale. Probabilmente pensate che l'idea mi faccia piacere, e in parte avete ragione. Ma oggi sono solo stanco. Stanco della folle violenza che da troppo tempo piaga le nostre strade e che il teppista mascherato non è mai riuscito ad arginare. Non ha fermato Hammer e dei suoi uomini, che ora usano armi della Sable International per seminare un caos senza precedenti. E a proposito di Sable, anche Miss Abuso di Potere è tornata a New York, stavolta a bordo di un aereo da guerra extra lusso. Ma dov'era quel gioiellino quando la città tremava per colpa di Martin Lee e Otto Octavius, eh? A prendere polvere in un deposito sincariano? Peccato che lei e Spider-Man non ci abbiano fatto il favore di eliminarsi a vicenda. Il solito Jonah Jameson, però vabbè, dai ragazzi, andiamo. E andiamo a vedere Screwball che caspita ha combinato stavolta, sperando di riuscire a catturarla. Eccoci qua. Oh, il mio supereroe in settiforme preferito! Sei pronto per la terza stagione? No, non molto. Oh, cos'è quel broncio? Porteremo gioia nelle case di milioni di persone! Ho grandi progetti per la nuova stagione! Se arriveremo a 50 milioni di follower, organizzerò un party esclusivo per i miei fan! Un party, eh? Sembra l'occasione giusta per toglierla definitivamente di mezzo. Devo assecondarla fino al giorno della festa. Spero... Non scappate! Sono appena arrivato! Spidey, ho una notizia bomba! Se non trovi tutti gli ordigni, la città esploderà! Devo interrompere questo streaming. Ma prima troviamo le bombe. I fan di Screwball sono fuori controllo. Avanti così, Spidey! Ce l'hai sotto il naso! Cosa sei? Un dilettante allo sbaraglio? Ci sei quasi! Spero non sia troppo tardi! Devo seguire il camion. Manca solo una bomba. Incredibile! 10 secondi. Professionista.
I fan di Scrubble sono fuori controllo. Avanti così, Spidey! Ah, fuochissimo! Devo seguire il camion. Ok, ancora una. Incredibile! Sei un professionista? OMG! Non puoi essere più vicino di così! Come a scuola, brillante ma pigro. Vuoi sapere cosa ne penso? Ma poi la miglioro. Hey MJ, scusa per l'interruzione. Dovevo gestire Scrubble. Di nuovo. Sei circondato da belle fanciulle ultimamente. E sono tutte molto complicate. Tranne te, certo. Secondo te non sono complicate? No. A meno che non ti piaccia che io ti consideri complicata, perché in tal caso sei complicatamente stupenda. Ottima risposta. Grazie. Ok, continua a indagare sui piani di Amred. Ti chiamo se scopro qualcosa di complicato. Nell'attesa dondolerò per la città da buon ragno di quartiere. Autista di camion in pericolo nel distretto finanziario. Forse sono sgherri di Amred. Meglio controllare. Ciao Peter, tutto bene? Ti disturbo? Non direi. Come vanno i compiti? Intendi i compiti di scuola o quelli da ragno? Entrambi, ma prima la scuola. Con la scuola sono a posto. Ora sto facendo gli spider esercizi, ma perché mi rifili calcoli ed equazioni di fisica? Non dovrei allenarmi con gadget, lanciaragnatele e compagnia bella? Ok, interrogazione a sorpresa. Se un pendolo è lungo 40 metri e forma un angolo di 45 gradi, dove tocca il punto più basso? A 11,72 metri, ma che c'entra? C'entra se il pendolo sei tu. Cosa? Ah, aspetta, quindi fai tutti i calcoli sul momento mentre salti da un edificio all'altro. Chiaro. Se vuoi usare le ragnatele, non c'è altro modo. Wow, non l'avrei mai detto. Ok, allora torno a studiare.
Apri! O apriremo noi! Lasciatemi stare! Devo raggiungere subito l'autista. Ascolta, puoi farmi il favore di aprirmi? Grazie! Era meglio quando lavoravate nello smaltimento rifiuti! Spider-Man, aiuto! Che Hammer è già lavoro a parecchia gente. Farei un inchino, ma sto cercando di essere più umile. Grazie, Spidey. C'è mancato poco. Ci pensiamo noi, Spidey. Le tecnologie sono al sicuro. Ehi, MJ, che c'è? Gli uomini di Hammerhead hanno attaccato un centro spedizioni Oscorp a Seaport. Ricevuto. Ci vado subito. Domanda per te. Hammerhead ha rubato molte armi a Sable, oltre ad aver svaligiato il deposito della polizia. Ora vuole la tecnologia Sable destinata in Sincaria, ma... dove tiene la refurtiva? Non saprei, ma se lo scopriamo potremmo lasciarlo a secco. Verifico sulla mappa l'attività dei suoi uomini. Magari riesco a triangolare una posizione. Bel piano. Sì, ho letto qualcosa sulla situazione in Sincaria. Il dittatore sta massacrando la popolazione. Sable sta armando di sue iniziative ribelli per organizzare una resistenza, ma con scarsi risultati. Quindi le armi rubate da Hammerhead le servono sul serio? Per questo è furibonda. È disperata. Può darsi, anche se sono convinto che sia irascibile di natura. Ti aggiorno sul centro spedizioni, allora. Ok, ragazzi, molto bene, ragazzi. Io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli! Amici, voglio dirvi due parole su quella maniaca delle dirette che si fa chiamare Scrooble. È già un dramma che i suoi video portino alla ribalta il narcisista per eccellenza, Spider-Man, ma i suoi show, se così vogliamo definirli, mettono in pericolo i newyorkesi solo per farle guadagnare follower, qualunque cosa voglia dire. Le sue buffonate non sono altro che una disperata richiesta d'attenzione, lo capite? Voglio sperare di sì. E se guardate i suoi video, vi state letteralmente facendo del male. Mi sembra quasi di sentirvi. Allora cosa dovremmo fare, Jonah? Per esempio, potreste seguire la mia trasmissione. Io posso farvi del male solo con la verità. Questa chiusura era perfetta. Segna, Jared. La usiamo come slogan per il promo.